quella sporca ultima rete. Il momento di grandissimo entusiasmo che coglie soprattutto i quattro conduttori, ma uno in modo particolare, Luigi Quantiroli, immancabile, indimenticabile, già quando è presente, figurati quando se ne andrà. Vai via! Mamma mia, c'è rimasto male Quantiroli. Scherzo più con te, Guanzi. Però ha la faccia come il pongo, hai visto? Piccolo retroscena dell'altro giorno, che Marceddu conosce molto bene. Ecco, benissimo. Che Marceddu conosce. L'altro giorno succede che praticamente una delle miss era qui e ha provato il costume per Miss Milan Italia TV. Ovviamente è andata a cambiarsi di là, a un certo punto arriva Marceddu, l'ha vista in pieno. Certo, perché in pieno! Si è cambiata nel tuo ufficio. Ci piace lo striptease, vero? Zozzone. 19 anni di Noemi Letizia. Da un anno all'altro è un è incredibile come si è cambiata, vero? Perché l'anno scorso Noemi Letizia, che aveva 18 anni, sembrava una ragazza italiana, per quanto belloccia, carina sicuramente. Quest'anno è Pamela Anderson. Siccome i più alti. Seno rifatto. Labbra gonfie. Non ne so nulla. Anche perché lo vedo, cioè il nanetto in mezzo ai colori. No, non ti permettere, non ti permettere. Non si dico queste cose. Comunisti! Berlusconi ha vinto un campionato con Lady Nord. Ha una percentuale di vittoria del 100%, eh. Un'esperienza, una vittoria. Una vittoria. È un predestinato, eh. Sono invincibile. Qui c'è Giuliani che fa la velina e ci porta anche la notizia di quando allenava Lady Nord e licenziò Dell'Utri. No! No, impossibile. È stato il suo comportamento eroico. Posso estemperare i toni? Come sei in allo zoo? Sentiamo dei barriti. Per palestra. Ho capito. Totti ne ha combinati di tutti i colori, l'abbiamo visto tutti. Ascolta, beh, uno si è ammazzato, il bilanciere è precipitato. Ma stai parlando mentre corri sulla cicletta, cioè è tutto di corsa, fai perché... Dobbiamo ritonificare. Marco, la cicletta la devi fare col sellino. In sella alla bersagliera. Sì, le fusioni tra Piqué e Ibrahimovic. Guardate che è incredibile. Sono davvero teneri. Sono. Ti sono presi a pugni? No, al contrario. Anzi, esattamente il contrario. Anzi, c'è la vocifera di una love story. Oh, does that make me gay? Well, no. Yeah, a little bit gay. So we're a little bit gay. Yeah. Well, no. Un uomo si amputa il pene per protesta. Per protesta, eh? Se è vero che è presidente allora, se è felice, se battono Inter, chissà, chissà. E pagherà lo stesso premio che pagherebbe se la squadra dovesse salvare, no? Chissà. Bravo. Posso soltanto rispondere che non mi ha chiesto, dico, ma hai visto il fallo di Totti? E tu no, guarda, per cui abbiamo dovuto intervistare gli Ray Blasi, per cui... Ma dai. Beh, chiaro. Mancava la biga, poi c'era tutto, dai. Esatto. Va bene, viva la biga e viva la biga.